Sindaco Massimo Niro, la cittadinanza di Cisano sul Neva sta rispondendo addirittura meglio delle aspettative. Possiamo dire che questa raccolta alimentare è partita persino prima di quanto richiesto, è iniziata già ieri. Ma assolutamente sì, è stata una risposta eccezionale. Devo dire, non c'erano dubbi sulla risposta dei cisanesi. È incredibile, stamattina già alle 9:15, praticamente iniziato da un quarto d'ora, abbiamo già derrate alimentari, abbiamo già cittadini che ci hanno lasciato le spese sospese nei negozi, come si suol dire adesso, e stiamo raccogliendo insieme ai ragazzi della Protezione Civile. È una risposta importante, penso che sia anche un obbligo nostro come amministratori. E di poter pensare anche alle persone che per pudore, che per vergogna anche non verranno a chiederci i buoni spesa. Questo è un modo per dimostrare che noi ci siamo, che la cittadinanza tutta intera si raccoglie intorno alle fasce più deboli, a proteggerle, come a porgergli una mano. È un momento bellissimo avere i ragazzi della Protezione Civile sempre con noi a fianco in queste situazioni, ci rende veramente orgogliosi di quello che è fatto. E questo è un primo passo, perché questo sarà un segnale di apertura continuo. La colletta alimentare, questo aiuto ai più deboli, alle persone che hanno sofferto di più questa emergenza Covid, sarà riverberata durante i giorni anche della prossima settimana e delle future settimane, perché rimanga un modo per avere un ammortizzatore in più, un modo per dare una risposta veramente alle persone che stanno attraversando un momento veramente molto difficile. Come avverrà la redistribuzione di tutto questo materiale nei prossimi giorni? Adesso lunedì raccoglieremo tutte le domande che sono pervenute al comune in riferimento ai buoni spesa dei fondi che ci ha dato il governo. Questi sono una partita a parte, una partita che viaggia su un canale completamente autonomo, che sarà un'integrazione. Da lunedì mattina, massimo martedì, partiremo con la distribuzione a domicilio noi, attraverso i ragazzi della Protezione Civile, che andremo direttamente a casa delle persone in modo da non tenerle sole, da non farle vedere che la collettività, che tutto il paese è vicino a loro e non le abbandona mai. Non solo privati, ma anche realtà del territorio, associazioni hanno contribuito a questa colletta alimentare? Assolutamente sì, la Protezione Civile in primis, ma anche la Proloco, che ha donato un buono di 500 euro che andremo a ritirare stamattina di derrate alimentari. È una risposta incredibile, veramente, che non ci saremmo mai aspettati. Però ancora una volta, come ho detto in premessa, la città di Cisano ha risposto in maniera forte, perché stanno arrivando anche i cittadini, stanno arrivando, ripeto, le spese sospese nei negozi, un aiuto di tutti, ed è veramente un modo, secondo me, importante per non abbandonare nessuno, anzi per farci vedere ancora di più vicino a tutti i cittadini. E dalla settimana prossima, quando sarà pronta la variazione a bilancio, abbiamo costituito ovviamente un capitolo emergenza Covid, che verrà integrato anche da una parte di avanzo di amministrazione, perché pensiamo che oltre all'emergenza sanitaria, ovviamente, ce n'è una sociale, ripeto, importantissima, e questo è una cosa che deve rimanere nei prossimi mesi, che sarà sicuramente un modo per avere una risposta in più dallo Stato, perché voglio dire, il comune è quello, è lo Stato. Dunque cercheremo, oltre, speriamo e ci auguriamo, il decreto di aprile che sia un'altra ulteriore mano ai cittadini, ma anche noi di fare la nostra parte. Ci saremo assolutamente anche noi, perché crediamo che il ruolo nostro in questi momenti sia proprio quello di noi andare a cercare le persone, metterle in condizioni di non venire loro qua, ma di portargli direttamente le cose a casa e di dargli una mano forte. È una risposta che noi come comunità abbiamo voluto fare, ma una risposta importante che potrà essere, insieme all'ausilio del comune e di tutti quelli che vorranno partecipare anche in una raccolta fondi, creare un capitolo che funzioni anche come ammortizzatore per i prossimi mesi, che saranno veramente molto duri,
ma noi siamo pronti e la risposta di Cisano è stata fortissima, veramente. E siamo orgogliosi di essere cisanesi e io di essere il sindaco di una comunità che ha risposto in questa maniera.